Pino Tosti, qual è la situazione al di di oggi? E al di di oggi è la situazione che purtroppo per lo stabilimento di Mantignana della Margaritelli abbiamo una lettera di 31 licenziamenti, perché abbiamo ricevuto mercoledì la lettera appunto dell'apertura della procedura di mobilità, e quindi noi chiediamo appunto che questa lettera venga ritirata e che si possa parlare, come succederà anche per gli altri stabilimenti del gruppo, di contratti di solidarietà. Quali problemi sono stati evidenziati dall'azienda? Ma dall'azienda i problemi purtroppo li conosciamo, perché oramai è da tempo che siamo un gruppo in difficoltà, ma è una difficoltà che è di tutto il settore dell'edilizia, perché il parquet è collegato naturalmente all'edilizia, però delle difficoltà che noi avevamo preventivato con la fine della cassa integrazione, che purtroppo finisce i primi di novembre, e ci eravamo mossi per tempo chiedendo appunto i contratti di solidarietà, che però vengono fatti per due stabilimenti e non per tutti e tre, anche per Mantignana appunto. Infatti, questa azienda funziona, come va? Sì, è un'azienda che naturalmente è stata leader negli anni passati, è ancora un'azienda fortissima a livello nazionale e internazionale, soltanto che subisce la crisi purtroppo, che c'è la crisi generale e la crisi specifica del settore dell'edilizia, però è un'azienda che sicuramente ha tutte le carte in tavola per poter superare questo momento. Quante unità lavorative sono state perdute nel corso degli anni? Come, scusi? Quante unità lavorative sono state perdute nel corso degli anni? No, allora adesso perdute no, perché... Nel passato non ci sono stati licenziamenti? No, sono stati fatti licenziamenti, ma sono stati fatti una mobilità volontaria, quindi persone che sono volute uscire volontariamente, se no sono state gestite con la cassa integrazione. Quindi per quanto riguarda il gruppo, il settore legno, quindi il settore parquet, ora persone uscite non ci sono state negli ultimi anni. Ecco. Le istituzioni, chi avete incontrato e chi dovrete incontrare? Beh, noi questa mattina abbiamo parlato sia con la Presidente Lamarini, abbiamo parlato con degli assessori, perché noi avevamo fatto richiesta all'assessore dello sviluppo economico per fare un tavolo appunto in regione per parlare di questa situazione e per riuscire a trovare una soluzione diversa che scongiuri questi licenziamenti. Cosa vi è stato detto? Ci è stato detto che questo tavolo verrà fatto e che prossimamente appunto saremo convocati a questo tavolo. Adesso aspettiamo l'incontro che ci abbiamo giovedì in associazioni industriali per parlare di questa dell'apertura della procedura di mobilità, e poi domani dovremmo avere un incontro anche presso con un responsabile della società presso il comune di Corciano, perché anche il sindaco di Corciano e il sindaco di Magione appunto si sono fatti partecipi di questa causa e quindi hanno chiesto appunto dei lumi alla società.